1990 abbia cominciato per certi versi a tempestare l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti per concedermi di accedere agli archivi dei servizi segreti militari. Nel tempo necessario, alcuni giorni per preparare questa visita, per andarci, io mi sono reso conto, ovviamente andando dentro gli archivi e poi successivamente, che i servizi segreti militari avevano avuto occasione di epurare o depurare documenti dei servizi che riguardavano in particolare il fenomeno dell'estremismo di destra. E dico questo perché in quel momento ebbi la contezza materiale, proprio documentale, dell'esistenza di questa struttura Stay Behind, che non aveva nulla a che fare con la NATO, che era frutto di un accordo che era stato fatto tra la CIA e il Servizio Segreto Militare Italiano e che aveva dei corrispondenti con contatti con organizzazioni analoghe che esistevano un po' in tutti i paesi del mondo occidentale.